Si intitola La vita come grande impresa, il nuovo libro del noto imprenditore pesarese Walter Scavolini, realizzato in occasione dei 60 anni di attività del marchio conosciuto a livello internazionale. Proprio sulla vita del presidente e fondatore dell'azienda che opera nel mercato dei mobili da cucina, si incentrano pagine e capitoli del volume edito da Mondadori, curato da Luca Masia e con la prefazione di Giorgetto Giugiaro. Il racconto parte dagli esordi in giovanissima età di Walter, nato a Pesaro durante la Seconda Guerra Mondiale e cresciuto in una famiglia contadina. La decisione di mettersi in proprio arriva nel 1961, fabbricando in casa mobili laccati per cucina. All'epoca Walter non è ancora maggiorenne e al suo fianco c'è il fratello maggiore Elvino. Passo dopo passo si arriva agli anni 80 e al grande boom dell'azienda, che porterà Scavolini a ricevere la nomina di Cavaliere del Lavoro nel 1993. Risale agli stessi anni anche la nascita della Fondazione Scavolini, attraverso la quale la famiglia Scavolini getta radici importanti per la comunità, il territorio e la salvaguardia dei suoi beni culturali. Tanti gli aneddoti presenti all'interno del racconto che ripercorre i 60 anni di storia dell'impresa di famiglia. Dalla scelta dei testimonial per gli spot pubblicitari che hanno contribuito all'ascesa del marchio, celebre quello con la compianta artista da poco scomparsa Raffaella Carrà, fino alla grande avventura e al legame che ha unito il brand al mondo del basket. Il gruppo ha raggiunto nel 2020, con i marchi Scavolini ed Ernesto Meda, il fatturato di 217 milioni di euro, con 700 dipendenti e 1200 punti vendita in tutto il mondo. Oggi l'azienda è guidata dalla seconda generazione familiare, mentre la terza sta entrando, ma Walter Scavolini rimane il presidente e il punto di riferimento per tutti.